sempre più sprint. No, scusa, no, Barbara. È sempre più bella, certo, Barbara, ma lui è sprint solo con te, Barbara. Cioè, non si alza da quella sedia, è come si dice a Milano, incadregato là. Si alza solo per venire da te. Quindi, ecco. Allora, oggi ci fa un semifreddo estivo, vero, sì, Barbara? Sì. Che cos'è? Con ricotta, miele e pesche. Esatto. Perfetto. Allora, iniziamo subito che abbiamo qualche passaggio Dai, in più. Sì, io sono qui. Quindi, se hai bisogno. Andiamo a mettere. Ho alzato la padella passando, intanto che lui. Aspetta, che ok. Togliamo. Andiamo a caramellare le pesche che ci serviranno dopo come decorazione. Quindi, lasciamo il coperchio così. Lasciamo il coperchio così si scioglie ancora prima. Quindi andiamo a montare gli albumi. Quindi nella planetaria mettiamo gli albumi. Li facciamo montare un pochino e poi ci aggiungiamo il miele. Al posto dello zucchero il miele. Bravo. Esatto. Vedi, invece è meglio il miele, Evelina? Ma sicuramente da un punto di vista nutrizionale ha un valore che lo zucchero non ha, perché minerali, vitamine, poi delle sostanze funzionali. In più ha meno calorie dello zucchero, circa 90 in meno, e dolcifica il doppio. Quindi un cucchiaino di miele ha il valore dolcificante di 2 cucchiaini di zucchero. Infatti noi lo mettiamo, vai infatti pure. Li abbiamo, no, aspettavo che si facesse si montasse un po', se no si smonta. Facciamo una meringa col miele, ne mettiamo pochissimo, sono 30 Infatti grammi. Infatti io metto il miele nel caffè, ad esempio, invece dello zucchero. L'Evelina dice dovresti prenderla amaro perché non è mai contenta. Cioè, quando dico prendo il miele, no, devi prenderla amaro. Per bere il caffè amaro bisogna trovare il caffè buono. Sono 30 calorie poi alla fine. Okay. Lo so, però insomma adesso io non riesco a bere il caffè amaro, cosa devo fare? Ci ho anche provato, perché dicono che si senta di più il sapore del caffè. È vero, io lo prendo amaro. Tu lo prendi amaro e si sente di più. Qua abbiamo messo le pesche. Abbiamo messo un po' di polpa di pesche, quindi senza nocciole, senza buccia, con un po' di zucchero di canna. Ok. E questo ci serve per fare una purea, che adesso ti faccio fare. Ah, va bene, frullo. Allora, dovrebbero macerare un po', ma noi abbiamo usato lo zucchero di canna un po' sottile. È qua. No, il grembiule, scusa. Il grembiule, il grembiulino, dai, prendo. Quando frullo, almeno un minimo di... se lavoro, il grembiulino ci sta. Allora, questa ci serve per la polpa. Io intanto vado avanti, vedi che si sta montando il bianco, che poi è un po' la base. Allora, adesso noi facciamo così. Ah, cosa hai messo? La ricotta. E vai. No, qua basta fare così. Ah, quindi non serve più. Quindi, le pesche, abbiamo messo lo zucchero di canna. E adesso abbiamo messo la ricotta e adesso la setacciamo. Esatto, intanto di là lo zucchero si sta sciogliendo. Sì, piano piano, e guarda, quando è sciolto andiamo a metterci le pesche. Che abbiamo ridotto a spicchi. È già ora? Sì. Sì. E via. Vedi le donne come sono pratiche, lo sta lì a far vedere che tagliamo le pesche. Sono già spicchi, le pesche e via, un passaggio in meno. Tra l'altro nascono proprio a spicchi le... No, non è che nascono a spicchi, c'è l'albero delle pesche a spicchi. Le abbiamo intere, ma insomma, no? È più... Ogni tanto c'è una freddura. Lo sai, perché è così, lui è così, freddura con questo caldo ci sta pure, capito? Ecco. Acceso il condizionatore. Allora, andiamo a passare, scegliamo la ricotta bella fine, già proprio di pasta, quella molto fine, però noi andiamo a passare perché poi nel semifreddo non è che disturbano i pezzettini, però rimarrebbe troppo grumoloso. Invece facendo così, noi andiamo a passare la polpa di pesche con la ricotta. Vedi, polpa di pesche, ricotta e zucchero di canna, guardate che già questo è buono così. Andiamo ad aggiungere la nostra meringa col miele. Esatto, gli albumi che abbiamo montato col miele. Facciamo tutti. Facciamo suonare. Facciamo suonare. Treno nel frattempo Bolzano, abbiamo messo il coperchio. Sì, va bene. Perché devono appassire un pochino. Qua devi mettere qualcosa. Lì devo mettere a sciogliere la colla di pesce che ci aiuta a solidificare un po'. Ma che bello. Quindi è tutto chiaro, è molto semplice, non c'è niente da... La colla di pesce la metti a freddo? La colla di pesce l'abbiamo messa, l'abbiamo fatta ammorbidire in acqua fredda. Adesso andiamo a mettere un goccino di panna. Perfetto. In quel pentolino lì. E basta.
fai? Oggi ti faccio lavorare. Ma sì, sono qua per quello, no, dai. Ecco, tanto la settimana prossima, l'ultima settimana, poi... Poi andiamo a strizzare questa. Andiamo a strizzare. E la mettiamo dentro. E la facciamo sciogliere. Ci vuole sciogliere. Sempre una parte liquida quando uno mette, sì, la colla di pesce, se no o l'acqua o un pochino di panna, un po' di... Beh, c'è anche quella in gel che si risparmia la parte dell'abbollamento, certo, diciamo, però, sì, in polvere, scusa. Guarda che bella la pesca quando si caramella, come prende questo bel colore, esalta... Ma sono ottime anche col gelato. Esatto. Buonissimo. Buonissime. Perché ci piacciono tutte queste cose? Perché siamo golose, se no non faremmo questo programma, ne faremmo un altro, cioè, capito? Sicuramente questo programma non puoi star qui a fare questo programma se sei inappetente, no, no, se non ti piacciono le cose. Sicuramente non lo faremo con tanto amore, vero? La stessa nutrizionista, tanto amata, è golosa pure lei, sì, quindi, cioè, come dire... Allora, a questo punto aggiungiamo, sì, la panna montata. Noi l'abbiamo già montata perché... Allora, insomma, intanto che tu prendi la panna montata, io resto qui per dare 60 secondi di go! Stiamo facendo questo semifreddo con ricotta e miele con le pesche. Abbiamo messo le pesche a caramellare con lo zucchero, giusto? E esatto, stanno veramente ammorbidendosi. Poi abbiamo messo la colla di la gelatina per addensante con un po' di panna qui dentro. Ok. E invece qui, prima di mettere la panna, raccontiamo come siamo arrivati a questa. Abbiamo fatto una meringa, abbiamo montato l'albume con il miele, quindi aspettiamo un po' che si monta l'albume, poi dopo ci mettiamo il miele e continuiamo finché non diventa meringa, finché non diventa ben sodo. Abbiamo fatto una purea di polpa di pesche con lo zucchero di canna, che abbiamo mischiato alla ricotta, l'abbiamo passata e l'abbiamo messa assieme. Quindi qua noi abbiamo l'albume montato con il miele, la purea di pesche e la ricotta. Perfetto, adesso ci aggiungiamo la panna montata. Ci aggiungiamo la panna montata e... Se no non è un semifreddo. Sì. Che dico, decido io. E aggiungiamo lo zucchero a velo, la zuccheriamo dopo, per la stabilità. Quindi la zuccheri dopo. Sì, così rimane più stabile. Ecco, quindi l'abbiamo zuccherata adesso. L'abbiamo zuccherata con lo zucchero a velo. Non c'era il miele a velo per Evelina? Il miele a velo, non c'è. Però... dovrebbero inventarlo però, scusa, lo fai... Io finita. Poi la panna montata zuccherata è buonissima, diciamo la verità. Sì. Diciamo che questa con questa già sarebbe una ricetta, vero? Ecco, già questa con questa è già finita praticamente, Però noi vogliamo complicarci la vita. Adesso andiamo a fare un passaggio che è un passaggio più delicato, perché quando tanto si fa... io controllo sempre, guarda. Sì, sì, no, ma quelle sono tranquille, stanno caramellando col coperchio, 5-6 minuti e sono pronte. Quando, e a questo punto qua invece andiamo a mettergli il miele, anche lì. Anche qua, abbiamo messo lo zucchero e adesso le caramelliamo anche col miele. Perché in questo momento mettiamo anche il miele? Mettiamo il miele così gli dà anche un po' di cremosità. Abbiamo messo pochissimo zucchero, abbiamo messo un cucchiaio di zucchero. Questo ci serve proprio come... come accompagno, una finitura come sì, poi non rapprende, anche se caramella il miele non riesce mai a questo indurire, è importante, quindi rimane bello mai cremoso. Io ho scelto il miele di castagno perché è molto forte, perché gli dà un po' il contrasto. Infatti dolce, si sente forte, si sente io sono qui, voi a casa non ancora, ma vedrete che tra un po' si sentiranno anche i sapori e gli odori. A questo punto, dicevo, facciamo un passaggio un po' delicato, perché quando si va a mettere la colla di pesce nella che abbiamo sciolto, io consiglio sempre, per evitare i grumi, perché questo è caldo e questo è freddo, di stemperare un pochino con un cucchiaio di impasto, di qualsiasi cosa che facciamo. Esatto, fate il contrario, questo l'abbiamo visto fare altre volte, è molto importante, se no uno è caldo, uno è freddo e viene fuori un pasticcio. Esatto, no, vengono fuori dei grumetti che poi dopo si percepiscono al tatto quando si fanno, quando si assaggia. Quindi a questo punto andiamo a incorporare. E questa colla di pesce le darà consistenza, no? Esatto. Un po' questo è il concetto. Intanto io aspetta che ti pulisco qui un po'. Là. Là. E più che altro, quindi, anche nella gestione della temperatura, una volta che la tiri fuori dal congelatore, mi tiene meglio la forma. Certo, giusto, giusto. Perché noi ricordiamo che dobbiamo fare un semifreddo, quindi certo, dovessimo invece mangiarla così, la colla di pesce non sarebbe servita. Ok, adesso andiamo a foderare, cioè a riempire uno stampo. Questo è di silicone. Silicone. Consiglio lo stampo di silicone, sì, sì, perché per c'è i semifreddi più facile. Andiamo a riempire lo stampo. Qui intanto vedete le nostre pesche. Guardate, scusate, il miele come ha fatto quella cremina di cui parlava appunto Barbara. Aspettate. Si vede.
e qui invece abbiamo riempito tutto lo stampo. Per finirlo, adesso questo stampo qua non si vede molto perché ha anche il bordo così, però per finirla andiamo a tagliare qualche fettina di pesca sotto. Bella sottile, sottile. Bella sottile, un po' come se fosse una base del cheesecake, girandolo poi diventa una base. Ah, perché si gira questo? Questo dopo viene girato, sì. Quindi andiamo a tagliarle sottili sottili. Adesso ne abbiamo qua a metà, così facciamo vedere. Basta solo avere la manualità, se no usate anche la mandolina. O la mandolina, ecco. Sì. Se non... Però attenzione alla mandolina. Sì. Io lo dico sempre perché uno dice vabbè taglia e poi deve essere usata con la sua manopola. E via via lì riempiamo tutto il... Sì, questo stampo non è comodissimo come... Se ne abbiamo uno un po' più, questo qui è perché ha una bellissima forma sotto, abbiamo scelto questo. Però potremmo se abbiamo usare uno un po' uno più liscio. Anche uno stampo da ciambella. Esatto. Quindi non deve necessariamente essere di silicone. Non necessariamente di silicone, ci sono anche di silicone da ciambella. Di silicone ci facilita dopo per, quando perché dobbiamo... Perché semifreddo, quando dobbiamo scaravoltarlo è più facile, chiaramente. Esatto, e questo va in frigorifero, in freezer per 4 ore. 4 ore in freezer, 4 ore in freezer. E adesso vediamo come esce. Ah, ma c'è anche una bottiglia, cioè c'è di tutto nel freezer. Perché oggi qua iniziano già le bottiglie, i festeggiamenti, le cose, gli amici che ci vengono a trovare. Perché invece noi l'abbiamo poi fatto un passaggio nel frigo, perché sennò rimaneva congelato. Allora, prima di sformarlo, lo lasciamo una mezz'oretta in frigorifero. Ok, tu l'hai già girato. Io l'ho già girato. Dopo magari se vogliamo far vedere la fetta. Sì, sotto ci sono le pesche. Sotto ci sono le pesche. Qui invece? Qui andiamo a metterci al centro. Quindi ecco che si riscalda subito, perché qua le pesche... E poi così va subito belle, servito. E infatti va subito servito. Adesso infatti facciamo vedere una fetta, anche perché non avendo visto lo scaravoltamento, sotto però ci sono quelle pesche che abbiamo messo in superficie. Poi possiamo decorarlo come vogliamo, anche tutto attorno, ma l'idea è quella che poi quando andiamo a tagliare la fetta scende lo sciroppo e quindi condisce il resto del dolce. Assolutamente. È come la canzone di Jovanotti. Sono molto che curioso. Diceva, no? La canzone di Jovanotti che diceva calda di sciroppo e fresca come tramontana. Certo che lui sa tutte le canzoni, proprio sì, quelle un po' proprio diversa, tutte un po'. Ah, era bella di nicchia, Jovanotti, ragazzi, uno dei pezzi bella, più belli. Vabbè. Della storia proprio della di musica. Ecco, adesso tagliamo una fetta perché la voglio vedere. Guarda che meraviglia, perché sotto c'è quello che vi dicevamo, cioè la nostra pesca. Eccola lì, vedete? Si vede sotto la pesca. Non è facilissimo avere a che fare con un semifreddo, sì, con queste luci calde, ma abbiamo reso l'idea, rifatela, perché questo semifreddo, ricotta e miele con le pesche, è davvero buonissimo. Grazie Barbara De Niris, grazie.